Mi trovo a Pinerolo in Piazza Facta, dove tra poco arriverà la squadra al completo dell'Eurospin Forsara Pinerolo per raccogliere l'abbraccio della città dopo la storica promozione in Serie A1 ottenuta nelle scorse settimane nello spareggio contro Brescia. Mai era capitato che una formazione pinerolese accedesse alla massima serie di un campionato di volley, e così la Pro Loco oggi ha voluto regalare alla città questo momento per il meritato abbraccio alla squadra. E allora adesso andiamo a caccia dei protagonisti. Abbiamo il primo protagonista, Antonio Parlangeli, vero e proprio capo ultra di questa squadra, che insomma ha seguito questo cammino dalla Serie B fino al massimo livello, una stagione piena di emozioni, ecco, che però è il frutto di un cammino. Tu l'hai seguito tutto. Io l'ho seguito dalla B2 fino ad oggi, e penso che questo risultato, o perché è l'ultimo o perché secondo me è il più grosso, ci ha riempito veramente, ha riempito i nostri sogni, i sogni del cassetto, i sogni di un tifoso, che abbiamo realizzato. Con l'ultima battuta su voi tifosi, siete un gruppo unito, non numerosissimo, ma vi fate sentire sia in casa che fuori. Abbiamo iniziato dal nulla, da 4-5 amici, adesso pian pianino stiamo coinvolgendo anche la società, vedo che la provoca si è avvicinata, tanti giovani, il nome stesso, Pinerolo Boys, che era una provocazione all'inizio, con una media di 55-60 anni, io e Nino Rossi siamo i più vecchi, adesso lo riempiamo di giovani, perché Pinerolo Boys ce l'abbiamo nel cuore, noi la gioventù, la passione, e adesso raduneremo giovani veramente della Pinerolo che conta, della Pinerolo sportiva, della Pinerolo che vuole seguire questo gioiello di squadra. C'è il presidente della Pro Loco Pinerolo, Andrea Roggia. Allora, era doveroso questo abbraccio della città per un'impresa sportiva che insomma rimane nella storia. Sì, è vero, era effettivamente doveroso per provare a ricambiare, e con appunto questo abbraccio della cittadinanza, tutte le emozioni che ci hanno fatto vivere le ragazze in questa cavalcata di campionato che è stata veramente splendida. Ecco qua il condottiero Michele Marchiaro. Allora, oggi insomma a mente fredda si viene a raccogliere l'abbraccio di una città che vi è stata vicina. Ecco, innanzitutto, come hai vissuto il rapporto con questa città, con la tifoseria e con la città più in generale? Allora, Pinerolo è una piazza molto competente, dove la pallavolo ha un ruolo importante da diversi anni. Quindi il rapporto con la stampa, che è poi un po' il tramite con la città e con i tifosi, è sempre stato fantastico. Quindi questo momento che vogliamo, intanto ringrazio tutti per essere venuti qua a dedicare del tempo a noi, ma noi abbiamo veramente piacere di condividere tutto questo insieme a chi ha contribuito a raggiungerlo. Quindi questo per noi è proprio il momento della condivisione, se abbiamo potuto creare qualcosa di bello, suscitare qualche emozione bella, ne siamo orgogliosi e ringraziamo tutti. Sì, adesso parte una nuova sfida, più difficile ancora, quindi ancora più stimolante. Sicuramente dovremo essere molto intelligenti a sfruttare la forza e le qualità di questa squadra, anche nelle sue individualità. Quindi ci sono giocatori che la 1 l'hanno già fatta e hanno anche un'intelligenza molto, molto, che è stata fondamentale per raggiungere questi obiettivi. Quindi per prima cosa non dovremmo perdere i punti di forza di questo gruppo. Devo dirti che non ero così, non è un capitano, quasi non ci credevo, quasi non ci credevo, è stato quasi un sogno che si realizzava, però allora, nel momento, proprio all'istante, non questo so, è un premio, ero, Valentina, no, mi sono reso conto il giorno sociale, dopo di quanto meraviglia. E poi tutti questi complimenti di gente che faceva i complimenti a me, che io dico è la squadra che l'ha vinto, D'Angelo Presso, però poi col tempo ho realizzato che comunque qualcosa, allora, tutti assieme abbiamo fatto, altrimenti non sarebbe qualcosa di grande. Quindi siamo pronti per questa 1 a livello emotivo. Pronti, emotivi, e poi ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando. È un brillante, no? Io non solito mi trovo tutto fatto, che non sia solo un passaggio. Speriamo, bellissimo, non lo vediamo. Valentina, beh, allora si sa, il volley è uno sport di squadra.
però insomma le cifre parlano da soli, sei stata un'atletica trascinatrice, capitana di una squadra che ha costruito questo successo gara dopo gara, ed è bellissimo festeggiarla con la città di Pinerolo, a cui mi sembra che tu ti sia legata molto, no? Ti sei immersa molto in questa realtà pinerolese. Sì, è il terzo anno che sono qui a Pinerolo e ho trovato davvero una famiglia, un sacco di amici, un sacco di persone anche appunto al di fuori della palestra, quindi che dire, sono molto contenta e ringrazio tutti, i tifosi, la società, tutti. E adesso insomma il sogno continua, perché questa A1 non deve essere solo un passaggio, no? No, assolutamente, anzi siamo cariche, non vediamo l'ora di iniziare, sappiamo che sarà sicuramente tosta e dura, però siamo pronte, non vediamo l'ora di iniziare, quindi faremo del nostro meglio anche lì.